danni, danno alla lapide, al borsellino, un brutto segno. Questo è un segnale molto brutto, devo dire. Quando stamattina presto ho avuto questa notizia, la cosa mi ha molto colpito, perché se sono stati dei balordi, adesso ovviamente si stanno facendo le indagini, anche controllando le immagini della videosorveglianza, è un altro segnale di questa situazione, un po' di giovani che a un certo punto fanno cose assurde. Se invece è un atto mirato, questo è ancora più grave, perché quella lapide ha un valore simbolico. Comunque noi subito stamattina ho pregato la vice sindaco Filippone di stare sul posto, di presidiare il monumento, e già si sta, in queste ore si sta ripristinando, proprio perché noi non possiamo accettare un atto di vandalismo nei confronti di un simbolo della lotta alla camorra e alla mafia in una città come Napoli. Però sindaco, in piazza municipio, cioè proprio a due passi dal comune, non è possibile, se non si riesce a garantire la sicurezza lì, i cittadini magari temono che in altre zone sia ancora più complicato. Sì, il tema del controllo della sicurezza è un tema complesso, nel senso che questo è avvenuto di notte, quindi in un momento, adesso stiamo controllando, si stanno verificando le immagini della videosorveglianza per capire chi è stato e come è stato. Chiaro che noi il controllo del territorio è un processo complesso, perché abbiamo un territorio così articolato come quello del centro della città, non è che possiamo presidiare ogni angolo di strada, neanche le forze dell'ordine lo possono fare. Però adesso stiamo lavorando per organizzare meglio anche quelli che è il controllo del territorio, gli interventi. C'è una grande sinergia col questore, con la prefettura, con le altre forze dell'ordine, insomma cercheremo di fare meglio rispetto a quello che è stato fatto in passato.